Perché questa terza lezione del terzo ciclo della scuola dell'acqua ha un po' lo scopo di riassumere quello che è stato fatto in tutti questi anni. Questo volumetto qui, che se volete prendere, fa un po' il riassunto delle cose compiute, parte dal 2007, ma l'idea dell'acqua pubblica, dell'acqua bene comune, nasce molto prima, nasce addirittura 10 anni prima. Nasce nel 1997, quando ci si comincia ad accorgere di quello che sta succedendo nel mondo con la globalizzazione. Nel 2004, quindi qualche anno prima che il movimento dell'acqua prenda forma, proprio a Torino, ATAC guida la campagna per evitare la privatizzazione di SMAP e ottenere che il servizio idrico, che le leggi intanto stanno dicendo che deve entrare nel mercato assieme a tutti gli altri servizi, non venga messo a gara e dato quindi ai privati, ma venga assegnato all'azienda che nel frattempo la provincia di Torino, i comuni della il nostro territorio avevano formato, che era la SMAT, e che quindi non si andasse a gara per vendere, praticamente assegnare la nostra azienda idrica al miglior offerente, ma venisse affidata la gestione del servizio idrico all'azienda che i comuni avevano costituito proprio a questo scopo. Qui c'è un volantino distribuito nel aprile 2004. No alle privatizzazioni, giornata del consumo sostenibile, era l'occasione buona per dire appunto salviamo il servizio idrico dalla privatizzazione, affidiamolo all'azienda pubblica, pubblica, l'azienda di proprietà dei comuni, che purtroppo però è un SPA, e cioè che funziona secondo il diritto privato del lucro, del profitto e così via. Ma in quel momento, per noi, evitare che fosse messa a gara e che quindi andasse completamente in mano ai privati era già un risultato positivo, per cui in quel momento ci siamo battuti perché almeno il servizio rimanesse in mano a SMAT e di lì ripartire per la fase ulteriore che comincerà appunto nel 2007, come adesso vedremo nell'opuscoletto che avete avuto. È però in questo momento che una delle difficoltà del movimento dell'acqua, che ancora non c'è, ma che è insita nell'idea che si sta diffondendo, è basta che la SMAT abbia il servizio idrico per essere sicuri. Forse può anche bastare dal punto di vista materiale, dal punto di vista burocratico. E in quel momento, dentro il movimento dell'acqua, che non c'è ancora formato ufficialmente, ma che comincia a crescere perché tutte queste idee circolano, germinano elementi di novità, danno vita a comitati in tutta Italia, tutte queste idee ancora sono abbastanza generiche e, se vogliamo, addirittura confuse. Per cui l'acqua pubblica, l'acqua è un diritto? No. C'è una fase in cui l'acqua è ancora rivendicata come un bisogno da soddisfare e c'è un passo ulteriore nell'elaborazione che il movimento fa in quegli anni, che passa dal concetto, dall'idea dell'acqua come bisogno, che è un bisogno umano, che deve essere soddisfatto sia che tu sia povero, sia che tu sia ricco, si passa all'altro concetto dell'acqua come diritto, e cioè non dipende dai miei soldi se posso bere o no, la collettività si fa carico di garantirmi che almeno questa risorsa vitale per la vita mi sia garantita, sia pure in dimensioni, misura e ridotta e così via, ma che comunque mi garantisca la vita. Ecco, siamo nel 2004. A questo punto si formano, ma non solo in Italia, in moltissimi altri paesi del mondo, movimenti. Si forma e prende forma e diventa un esempio, per esempio il movimento di Cochabamba. A Porto Alegre nel 2001
erano arrivati assieme a tutti i movimenti che si erano raccolti lì in quel gennaio, l'indio di Cochabamba. Andrea sa benissimo il film bellissimo che è stato prodotto, Agua mi sangre. L'indio di Cochabamba che vengono a raccontare a questi movimenti che vengono da tutto il mondo a Porto Alegre che cosa ha significato la loro battaglia contro la privatizzazione dell'acqua nel loro paese. Carta, quel giornale che adesso non c'è più, ma che a suo tempo ha avuto una funzione molto importante nella diffusione di queste idee, pubblicava proprio nel 2000 questo articolo, La guerra dell'acqua a Cochabamba. Lo trovate da qualche parte in internet, se no ve lo possiamo passare, lo abbiamo. Dove si racconta come l'affidamento del servizio idrico a una multinazionale ha portato nei primi 3 mesi di gestione da parte della multinazionale all'aumento dei prezzi del 300% a Cochabamba, la ribellione della gente, tutto quello che questo ha comportato e che per noi è stato un campanello di allarme. Allora anche noi dobbiamo stare attenti, e di qui, per esempio a Torino, la lotta perché l'acqua non venisse affidata ai privati, ma almeno rimanesse nell'azienda che è di proprietà dei comuni, anche se non è gestita come un ente, un'azienda di diritto pubblico. Il Forum Sociale Mondiale si è tenuto poi negli anni successivi a Tokyo, qualcuno di voi si ricorderà Cancun nel 2003, a Cancun nel 2003 arrivano gli agricoltori della Corea e dell'Oriente ai quali vengono espropriate le terre dalle multinazionali per procurarsi a poco prezzo e a danno dell'ambiente quelle risorse naturali che negli Stati Uniti e nell'Occidente sono molto più care, perché la manodopera è più cara, perché i vincoli sullo sfruttamento della natura sono più serrati e meno convenienti. È una campagna che si rivolge soprattutto al governo italiano, cartoline che venivano spedite all'onorevole Silvio Berlusconi, presidente del Consiglio dei Ministri, la campagna contro il WTO, la campagna contro appunto l'accordo generale sul commercio dei servizi, su tutte quelle misure che le grandi potenze e le multinazionali stavano prendendo per completare quella globalizzazione di cui oggi non abbiamo difficoltà purtroppo a vedere le conseguenze. E appunto con tutto questo fermento che si è prodotto, con tutte queste idee che circolavano e si confrontavano, che finalmente nel 2006 nasce in Italia il Forum Italiano dei Movimenti dell'Acqua, che come vedete poi nel fascicoletto, entriamo nel merito del fascicoletto, comincia ad agire. Si forma, si costituisce con dei criteri molto orizzontali, non c'è un'organizzazione tradizionale come quelle che finora abbiamo conosciuto, non c'è una struttura burocratica, è un movimento dal basso che cerca di mantenere il più possibile queste caratteristiche, che pratica il metodo del consenso per raggiungere le decisioni operative e che ha una vita non semplice, abbastanza travagliata. Qui cominciano a calarsi anche dentro al movimento dell'acqua quelle differenze a cui accennavo prima. L'acqua è un diritto, non è più solo un bisogno, è un diritto. La gestione di questa risorsa, che deve essere pubblica, la nostra legge, l'acqua, le leggi in Italia hanno sempre stabilito che l'acqua è una risorsa demaniale, quindi non è proprietà di nessuno, però la sua gestione è qui il nodo. E dentro al movimento, è inutile nasconderlo perché è stata una fase abbastanza difficile anche da superare, c'era chi riteneva che l'idea dell'acqua bene comune, dell'acqua che non solo non è di proprietà di nessuno, ma che non trova soluzione alla sua gestione ottimale nemmeno nel fatto di essere gestita dal pubblico. Se l'utente, il cittadino, i cittadini non diventano attori in prima fila della sua gestione,
C'è chi pensa questo, che sembra addirittura un po' utopico, e che dice: mettiamo i piedi per terra, ragazzi, una volta che è pubblica, in questo contesto dove tutto diventa privato, ringraziamo il cielo e teniamocela così. E cioè il risultato ottenuto nel 2004, per esempio qui a Torino, affidamento del servizio idrico a SMAT, azienda di proprietà interamente pubblica, ma di diritto privato, sembra che sia il massimo che in quel momento si potesse raggiungere. E qui diventa intensa anche la discussione all'interno del movimento, perché gran parte del movimento dice: non basta, non basta, non può essere gestita come una merce, perché l'acqua non è una merce. Se vogliamo sintetizzare, noi allora, quando volevamo sdrammatizzare la contrapposizione, dicevamo: noi sosteniamo che l'acqua non è una merce e che quindi deve essere fuori del mercato e delle sue logiche. Altri che dicono: l'acqua non è una merce come le altre, e poi è molto particolare, non deve creare profitti e così via. Insomma, è stato un bel dibattito, appassionante, profondo, nel quale è prevalsa a grande maggioranza, ma nessuno ha mai votato niente, è prevalsa l'idea che questo bene naturale, essenziale per la vita, non solo non è una merce come le altre, ma non è proprio una merce, e che quindi la sua gestione deve essere fuori dalle logiche di mercato. D'altra parte, vediamo anche quello che è successo negli ultimi anni qui a Torino. Se si applica la logica del mercato, tu devi vendere più acqua possibile per guadagnare il più possibile con la tariffa. Ma questo vuol dire che tu consumi più acqua del necessario e che quindi tu incentivi lo spreco dell'acqua, quando sappiamo che l'acqua è una risorsa limitata che va preservata al massimo, perché non è inesauribile. Non è che l'acqua sparisca dal pianeta, è che quell'acqua lì che preleviamo dalle nostre montagne, se tu ne prelevi troppa e in troppo poco tempo, alla fine lì non ci sarà più. Magari la troverai da qualche altra parte, nel ciclo idrico, che sappiamo tutti quanto è vasto, eccetera, però lì non ci sarà più. E questo è uno dei punti che, per esempio, il Comitato Acqua Pubblica di Torino ha fatto propri e sta cercando di portare avanti. Comunque, diciamo che una volta costituito questo movimento dell'acqua in Italia, costituito il Comitato Acqua Pubblica Torino, partiamo con la prima iniziativa, cercare di tradurre in una legge di iniziativa popolare i contenuti, i concetti, le idee portanti di una concezione diversa dell'acqua, perché un altro mondo è possibile e noi cerchiamo di dare il nostro contributo nel campo delle risorse idriche. E nel 2007 raccogliamo 4 volte le firme necessarie per presentare una legge di iniziativa popolare, la presentiamo in Parlamento e purtroppo per 2 legislature, dopo 2 legislature qualsiasi legge di iniziativa popolare decade, sparisce, per 2 legislature viene tenuta nel cassetto finché appunto non passano e della legge non si parla più. A quel punto, quando capiamo l'aria che tira, di nuovo dal globale, dal nazionale, locale, partiamo nei confronti di ciascuno dei nostri comuni, intanto per far inserire nel 2009-2010 il principio, l'idea dell'acqua che non è una merce, dell'acqua che non deve produrre profitti, ma che è un bene comune, che deve essere garantito a tutti i cittadini, inserirlo negli statuti del comune, dei comuni e della provincia. E questo riusciamo attraverso delle delibere di iniziativa popolare, per le quali raccogliamo le firme nei banchetti, raccolto più di 10.000 firme per la provincia, moltissime firme, molti di voi erano i banchetti a raccogliere queste firme. E effettivamente nel 2010, l'8 febbraio il Comune di Torino e il 1 giugno alla provincia di Torino, otteniamo delle delibere dei consigli
provinciali e comunali che modificano lo statuto della città e della provincia inserendo appunto quello che leggete qui, la proprietà della proprietà è pubblica, risente ancora dell'elaborazione del tempo, si parla ancora di proprietà, noi per primi parliamo di proprietà perché siamo i figli di quel tempo. Il nostro percorso ha segnato ed è stato segnato anche dalla cultura di quel tempo. Qui si parla ancora di proprietà dell'acqua, incompatibile col concetto di bene comune, ma è un'acquisizione a cui arriveremo successivamente. La città di Torino si impegna a garantire che la gestione del servizio idrico integrato sia effettuata esclusivamente mediante soggetti interamente pubblici, quindi l'esclusione del privato, e assicura la quantità d'acqua, e la stessa cosa più o meno vale per la provincia di Torino. Diciamo quindi che segniamo una prima tappa positiva nel cammino che andiamo percorrendo, ma siamo nel 2010. E questo crea anche nella gente, nella popolazione che abbiamo contattato per la raccolta delle firme, per la propaganda di queste cose, alimenta quella visione dell'acqua, quell'idea dell'acqua bene comune, che poi troverà espressione straordinaria nell'esito del referendum, perché di fronte a questa mobilitazione popolare, a questa diffusione nel nostro paese di iniziative che difendono l'acqua dalla privatizzazione, il governo Berlusconi ti schiaffa quell'articolo 23 bis che dice che entro l'anno, insomma, i comuni devono vendere almeno il 40% dei loro servizi pubblici locali ai privati. E quindi referendum, raccolta di firme per il referendum, tra le 500 ne raccogliamo quasi 1,5 milioni, e questo dà il segnale che la battaglia può essere vincente, e l'anno dopo la vittoria è schiacciante, il referendum è inequivocabile. E notate bene, i due quesiti che riguardano l'acqua: uno, restituisce ai comuni il potere di decidere se privatizzare o no, quindi cancella l'obbligo della privatizzazione voluto dal governo. Il secondo quesito referendario cancella quella quota della tariffa che contempla il profitto sull'acqua, cioè che andava sotto remunerazione del capitale investito. Guardate che il secondo quesito referendario ha ricevuto più di 300.000 voti in più del primo. Quindi il popolo italiano ha capito benissimo che cosa votava, altro che sensazioni epidermiche, viscerali o che so io. Sapeva benissimo che non solo voleva difendere l'acqua pubblica, ma che sull'acqua non si fanno profitti. 300.000 voti in più tra chi non aveva votato il primo ma ha votato il secondo quesito referendario. Vorrà dire qualcosa tutto questo? Vorrà dire che questo popolo italiano è meglio di come viene rappresentato e di come viene anche trattato e gestito? Purtroppo l'esito del referendum rimane inascoltato. Allora si ricomincia con gli enti locali a chiedere mozioni perché si applichi il referendum. Qui trovate tutti i fatti che sono successi a Torino e provincia. Non si muovono, l'applicazione del referendum non viene portata avanti, e allora di nuovo il movimento dell'acqua si dà da fare e dice: se non lo fate voi, lo facciamo noi. Il popolo italiano si è espresso chiaramente, prepariamo una delibera di iniziativa popolare per chiedere che si applichi il referendum. Se l'acqua non è una merce, l'acqua deve essere gestita come un bene comune, che non può essere quindi gestito, regolato da norme come quelle sulla società per azioni, che sono tipiche del mercato, del profitto, del lucro. Bisogna uscire dalla normativa giuridica privatistica ed entrare dentro la normativa pubblica, dove sono i servizi che devono essere gestiti per le finalità sociali, per la coesione sociale, non a scopo di lucro.
gli ospedali, adesso magari cominciano a essere gestiti a scopo di lucro, altro che di servizio pubblico, la scuola. E qui si apre tutto uno scenario nuovo, anche di alleanze, con il mondo della scuola. Gli studenti sono stati molto attivi, per esempio, in queste campagne, perché hanno capito che la conoscenza, nel momento in cui diventa gestita dai privati, viene, come nelle università americane, con i liberisti, finanzi con le borse di studio, solo gli studi e la ricerca indirizzati in un certo modo, e tagli i finanziamenti a tutto quello che non conviene e non è d'accordo con la tua visione liberista del mondo e dei mercati. E quindi c'è tutto un movimento della scuola che cresce autonomamente, ma che contribuisce anche con le sue idee alla battaglia per i beni comuni, l'acqua, la conoscenza, la salute, la casa. E in questo contesto raccogliamo più di 10.000 firme, per esempio, anche per, no, 10.000 firme, 11.000 firme per la provincia e quasi 5.000 per il comune di Torino, per una delibera di iniziativa popolare che dica finalmente che l'acqua non è una merce, che è un bene comune, che quindi va gestita fuori dalle logiche di mercato, da un'azienda che non sia giuridicamente determinata dal mercato, privatistica, come è la società per azioni, che ha scopo di lucro, perché chi investe in una società per azioni ha lo scopo di far rendere il suo capitale investito e trarne profitto, ma che deve diventare un'azienda di diritto pubblico. E qui ricomincia una lunga trafila, perché sia con il comune che con la provincia di Torino la delibera viene presentata, vengono presentate nel luglio del 2013, e incomincia una defatigante sequela di incontri, pressioni, iniziative, la portate avanti, ma adesso, insomma, tentano di sfiancare il movimento. Il Comune di Torino un anno e mezzo su questa delibera, un anno e mezzo, e l'argomentazione principale contro di noi era: non è possibile giuridicamente trasformare una società per azioni in un'azienda di diritto pubblico. E allora pareri dei giuristi, contributi di studiosi, niente, non riesci a sfondare. Riusciamo però a convincerli, a sfidarli, chiedetelo alla Corte dei Conti, visto che siete tutti terrorizzati, anche i nostri ultimi che sono qui in un comune a Torino da poco, su questa paura di essere accusati di danno erariale. Chiedetelo alla Corte dei Conti, che è competente a dire queste robe, chiedete se è possibile ancora o no trasformare l'azienda SMAT in azienda di diritto pubblico. Finalmente il quesito viene fatto dal Comune di Torino alla Corte dei Conti regionale. I magistrati regionali, come quel protagonista di uno dei più grandi capolavori italiani, ritengono che il coraggio uno non se lo può dare e dicono: ma decidano a Roma, che noi non vogliamo inimicarci i poteri che sono quelli che resistono a questa trasformazione. E guarda caso, succede che la Corte dei Conti nazionale ti sentenzia il 15 gennaio del 2014 che la trasformazione di SMAT in azienda di diritto pubblico si può fare, e ti dicono anche come. Andiamo in comune, oh là, finalmente adesso andiamo, qui c'è la sentenza che voi... Abbiamo dei funzionari del comune che ti dicono in commissione, ufficialmente a verbale: ah, io non sono convinta. A quel punto, forti di questa resistenza dei loro funzionari, che poi saranno ovviamente promossi e compensati nei consigli d'amministrazione delle partecipate, che cosa fanno? Soprattutto il Comune di Torino da un lato, ma il gruppo PD alla provincia, fanno loro la delibera. Fanno loro una delibera consigliare e ti dicono: ma guardate che noi
vi rappresentiamo, noi siamo consiglieri provinciali, siamo stati eletti da voi, non come adesso che la provincia non viene più eletta direttamente. Allora erano ancora eletti direttamente e quindi noi interpretiamo la volontà di chi ci ha mandato qui a pieno titolo e vi facciamo una delibera che cancella la vostra e fa entrare in campo quello che diciamo noi, però ci danno il contentino e dicono, vabbè, allora voi avete paura che venga privatizzata e noi rendiamo più difficile la privatizzazione. Se finora per aprire il capitale di Smart ai privati era necessario il 75% delle quote dei soci Smart, che sono tutti comuni, lo portiamo al 90%, quindi diventa più difficile. Se dite che gli utili non devono essere distribuiti come i profitti, ma devono rimanere in azienda per finanziare le opere, eccetera, va bene, decidiamo che l'80% degli utili dell'azienda rimangono in azienda. Non siete ancora contenti? No, diciamo noi, perché quello che rimane è il concetto che l'acqua è una merce. E noi vogliamo proprio superare, perché non siamo quelli che guardano più in là del loro naso, perché noi siamo quelli di Porto Alegre, perché noi quelle idee lì abbiamo in mente per il nostro futuro, non di aggiustare l'esistente, ci va bene, non è che ci faccia schifo, ma non è quello che vogliamo, per il quale ci battiamo, il nostro obiettivo è un altro. Vabbè, tenetevelo, ci dicono, approvano quella delibera, la portano in consiglio comunale anche a Torino e nei comuni della provincia di Torino e fanno passare questa idea, questa visione che è ancora tutta dentro al mercato. Riduce le unghie del mercato, riduce, diciamo così, la speculazione sull'acqua, il profitto sull'acqua che rimane comunque dentro all'azienda ma non riduce il profitto e questo viene approvato da molti comuni, ma è a quel punto lì che di nuovo questo comitato, con tutti i suoi limiti, con le sue debolezze, con tutta la fatica che comporta, come ben sapete, un lavoro volontaristico di base, non organizzato come sempre sulla base del volontariato da un lato e sulla base del consenso dall'altro, per cui tutti i passi che abbiamo fatto li abbiamo discussi e concordati senza ancora mai votare una volta. Qui non ci sono maggioranze e minoranze, ci sono teste che esprimono idee, idee che si confrontano finché è necessario e finché tutti assieme non raggiungiamo un punto di consenso. E riparte quindi su queste basi e con questo metodo un'azione che, se volete, è marginale, ma che sta portando anche se i risultati. Hanno detto che per far entrare i privati in Smart occorre che il 90% dei soci dell'azienda siano d'accordo e allora noi ci procuriamo un 10% di soci che sono i comuni che dicono fin d'ora che non sono d'accordo e chiediamo ai comuni di deliberare, non la delibera che ha suggerito la provincia, il comune di Torino, un'altra delibera, quella che abbiamo proposto noi, che dice noi vogliamo l'azienda di diritto pubblico, poche storie, tutto il resto non ci interessa. E con un lavoro faticoso, andiamo a parlare con i sindaci, con gli assessori, con i consiglieri comunali, facciamo il volantino ai mercati di quel comune e arriviamo a 30 comuni, che a tutt'oggi 31 forse, che hanno già deliberato questa delibera, diciamo, alternativa. Ma questo ha messo in moto anche in altri comuni che non hanno avuto voglia, coraggio, interesse di fare la stessa cosa, gli ha aperto le orecchie, gli ha suggerito qualcosa. Avrete letto quello che è successo in luglio all'assemblea SMA, quando il comune di Torino, la nuova sindaca, va a dire datemi gli utili, tutti gli utili che mi spettano, che sono una piccola parte degli utili generali che rimangono comunque in azienda. C'è stata una ribellione. Il comune di Torino è andato in minoranza. La sindaca è stata bocciata.
è passato un movimento di comuni che dicono no, basta. Questo movimento di comuni si sta un po' irrobustendo. Noi abbiamo cercato di creare un coordinamento tra questi comuni che dicono che l'acqua deve essere pubblica, che deve essere gestita senza scopo di lucro. E poi c'è quell'aggiunta sulla quale c'è tutto da costruire, ma c'è, perché nella nostra idea del futuro che la gestione deve essere partecipativa, non partecipata, anche la scelta delle parole ha il suo significato, partecipativa. E qui ritorna quell'idea iniziale di Porto Alegre, l'idea di Cochabamba, che se l'acqua non è una merce, se l'acqua non è un bene comune, allora bisogna ritornare al bene comune vero, che non è proprietà di nessuno, dove il concetto di proprietà comincia a non rispondere più a quello che noi vogliamo ottenere, perché viene superato. Noi usiamo una parola che ancora non è diventata popolare, ma che secondo me rende l'idea. L'acqua è un bene che abbiamo in usufrutto. Lo usiamo finché ci siamo per i nostri bisogni, ma non di più, non per venderlo e fare lucro, ma non è nostro. Come dice, mi pare, un saggio indiano, l'acqua non è un'eredità che abbiamo avuto dai nostri genitori, ma è un prestito che noi abbiamo dai nostri figli, perché è a loro che dobbiamo rispondere di come consegneremo questo bene. Ed è quello che noi stiamo cercando di realizzare anche qui a Torino, anche qui nella nostra provincia. E sono arrivata praticamente alla fine di questo opuscolo, che è più dettagliato nelle pagine che vedete, ma che basta leggere, è un racconto di fatti, dove spicca però un elemento che mi è sembrato giusto riportare e divulgare. Gli unici che ci hanno aiutato in questa battaglia al Comune di Torino è stato il Movimento 5 Stelle. Qui ci sono i documenti, gli ordini del giorno, le proposte, gli emendamenti presentati dal gruppo 5 Stelle, che allora era composto da due consiglieri, l'Appendino e Bertola. Però voi vedrete che è perfettamente all'unisono con le posizioni del Comitato Acqua Pubblica, che nel programma del Movimento 5 Stelle c'era anche il sancire una gestione, una proprietà e gestione interamente pubblica e partecipativa dell'acqua senza scopo di lucro. La consigliera Artesio presenta un emendamento che dice che a questa frase si deve aggiungere, attraverso la trasformazione di SMAT in azienda speciale di diritto pubblico, come da deliberazione di iniziativa popolare. E qui succede il patatrac, perché era la conseguenza più logica, non solo della dichiarazione di principio, ma anche di tutto quello che il gruppo 5 Stelle aveva fatto in comune a Torino fino ad allora. Ancora oggi io non ho capito che cosa è successo veramente. Comunque, questo emendamento Artesio viene bocciato, respinto. Lo votano a favore Artesio e un consigliere indipendente del PD. Viene respinto da tutto il gruppo 5 Stelle, il PD non partecipa al voto, gli lascia tutta la responsabilità e l'emendamento viene bocciato. E al suo posto viene approvato un emendamento che è, adesso non so come ne verremo fuori, ma irrealizzabile oltre che sgrammaticato, perché parla di una politica dell'acqua calata sulla città di Torino che non può esistere. Dice salvaguardare le fonti di approvvigionamento comunali, ma non ce n'è una che, se prelevi 10 litri d'acqua dal sottosuolo di Torino, avveleni tutti quelli che sono tutti inquinati, ma inquinati in maniera irreversibile.
Quindi cosa prelevi da lì? Cosa salvaguardi? Sai di che cosa stai parlando? Si ha l'impressione che ci abbia messo mano qualcuno che di questa cosa non si è mai occupato. Comunque questo è. Per fortuna c'è stato anche un ripensamento da parte degli stessi 5 Stelle che, con i quali abbiamo riallacciato i rapporti, abbiamo iniziato una serie di incontri, uno c'è stato la scorsa settimana, uno ci sarà la prossima, in cui si cercherà di recuperare questi misfatti e di cercare di andare sulla strada che pure fino a poco tempo fa dicevamo essere comune. Il prossimo futuro ci dirà se questo avverrà, come noi speriamo, oppure sarà un'illusione o una delusione che non mi auguro. Chiudo richiamando una cosa che ho riportato qui all'inizio di questo volumetto. È una citazione da Rousseau, dal discorso sulla disuguaglianza che Rousseau ha scritto nel 1700, mi pare, 53, qualcuno mi smentisca se è capace, ma comunque 1750. Sono gli anni in cui dall'Inghilterra e altri paesi del nord parte la grande ondata delle enclosures, e cioè dell'annullamento, del smantellamento dei commons, e cioè di quei beni comuni sui quali la popolazione fino a quel tempo aveva vissuto. Ed è il fatto storico che segna il passaggio dall'età rinascimentale, chiamiamola così, all'età moderna, dall'epoca del vecchio regime all'epoca dell'industrializzazione, perché in quegli anni che parte anche l'industrializzazione, Manchester, eccetera, sapete. E l'abolizione dei commons è proprio il segno, il passaggio, la frattura tra il vecchio e il nuovo. Si afferma l'era industriale. I commons devono sparire. Le enclosures sono i provvedimenti legislativi che autorizzano i grandi proprietari terrieri, i prepotenti, quelli che hanno i soldi, ad appropriarsi di beni che fino allora erano comuni. È in questo periodo che Rousseau scrive non solo il contratto sociale, ma appunto questo discorso sulla disuguaglianza. Il caso vuole che in questi giorni il Movimento 5 Stelle stia votando la piattaforma Rousseau. Allora, viene bene in questa circostanza dire, vabbè, se parliamo di Rousseau, parliamone allora. E allora, per esempio, parliamo anche, siamo tutti consapevoli che Rousseau scriveva: il primo che, avendo recintato un terreno di, oso dire, questo mi appartiene, e trovò uomini abbastanza ingenui per credergli, quelli fu il vero fondatore della società civile. Quanti delitti, quante guerre, assassini, quante miserie ed errori avrebbe risparmiato al genere umano colui che, strappando i paletti o colmando il fossato, avesse gridato ai suoi simili: guardatevi dall'ascoltare quest'impostore. Siete perduti se dimenticate che i frutti sono di tutti e la terra di nessuno. È questa idea che ci ha ispirato in tutti questi anni. È questa idea che noi cerchiamo di portare avanti, del bene comune così. E cosa facciamo questa sera qui, quelli che siamo, se non affermare che l'idea non muore?